Ciao ragazze, allora stasera vi voglio parlare di un dispositivo per la pulizia del viso. Sul mercato ce ne sono veramente tanti da poter scegliere di tutto e di più. Io stasera in particolare vi voglio parlare di questo, della Foreo, più precisamente si chiama Luna Play Plus, è molto piccolino come potete vedere anche dalla confezione. È un dispositivo che non va ricaricato, all'interno ha le pile e vi posso assicurare che dura veramente tantissimo. Io penso di aver cambiato la prima pila dopo diversi anni, forse due e mezzo, quindi veramente dura tantissimo. Quindi ecco, per chi anche non vuole la scocciatura di dover mettere in ricarica o altro, questo molto molto comodo. Allora, così si presenta fuori dalla confezione. Allora, come potete vedere, è tutto pieno di setole. Queste sono tutte setole, diciamo, un po' più piccoline, queste più grosse, diciamo, per arrivare nella zona, magari sul contorno del naso, magari chi ha la pelle un pochettino più grassa che deve pulire magari punti neri sul mento, sulla fronte. Comunque adatto a tutti i tipi di pelle. Allora, diciamo un'altra cosa, questo non si utilizza per struccare, quindi come potete già vedere io sono già completamente struccata e quindi una volta struccati andiamo ad applicare il nostro prodotto che usiamo di solito per lavare il viso, quindi applichiamo, io adesso stasera uso la mousse, io sono molto amante delle mousse. Uso la mousse e poi ci applico il Foreo. Allora, questo non ha un timer, quindi va ad oltranza, per dire il Clarisonic dà degli impulsi e dopo un minuto si spegne. Quindi ecco, non esageriamo, diciamo, con massaggi di questi dispositivi perché magari andiamo a esagerare. Allora, diciamo che i commenti, le opinioni su questi dispositivi sono tanto vari, chi è d'accordo, chi non è d'accordo, chi dice che è efficace, chi dice che non è efficace. A me personalmente piace. Allora, devo fare un appunto. Io non ho mai avuto una pelle con i brufoli, eccetera, quindi non ho avuto da dire degli sfoghi grossi, però vi posso assicurare che utilizzando questo qualcosina è venuto fuori. Allora, questo diciamo, questo dispositivo non vibra, ma pulsa, quindi pulsando va in profondità, diciamo, stimola quello che c'è in fondo. Comunque, vi faccio vedere adesso come si utilizza. Allora, bagno il viso. Uso la mousse della Filorga. Applico la mousse sul mio viso, accendo il Foreo che ha un pulsantino qua dietro, inizia diciamo a pulsare e lo vado a utilizzare, a massaggiare. Quindi lo passo su tutto il mio viso in questo modo. Diciamo che io tra tutti i vari Foreo ho scelto questo perché è molto pratico, come potete vedere, molto piccolino, quindi anche da portare in viaggio è molto comodo. Poi ecco. Massaggiando in questo modo stimoliamo sempre anche la microcircolazione. Poi molto molto morbido con queste setoline morbide. Ecco, un altro vantaggio di Foreo è che non ha le testine di ricambio, quindi non c'è bisogno di cambiare la testina dopo un mese, 2 mesi, diciamo, essendo anche fatto di silicone, diciamo che è meno soggetto al deposito dei batteri, eccetera. Quindi
Comunque, una volta che abbiamo finito, diciamo più o meno un minuto, non esageriamo a stimolare la pelle. Quindi, una volta finito, lo spegniamo. Vedete? Adesso io mi sciacquo il viso e sciacquo anche il foreo. Allora, vi dico che lo potete utilizzare anche sotto la doccia perché è impermeabile. Praticamente questo funziona a pile, come potete vedere. Qui sotto ci sono due viti, eventualmente dopo un sacco di tempo vanno ricambiate. Molto molto comodo. Quindi niente, sciacquiamo, quindi sciacquiamo anche il foreo sotto l'acqua. Mi sciacquo anche il viso. Eccoci qua. Tamponiamo. Ecco anche il mio foreo, lo asciugo ed ecco qua, è tornato bello pulito e anche il nostro viso. Quindi ecco, io l'ho voluto far vedere perché a me piace molto, lo uso da diversi anni, ne ho anche altri dispositivi, ma questa volta ho voluto farvi vedere questo. Spero che il video vi sia stato utile, perché magari qualcuno ne ha sentito parlare, però è dubbioso. Secondo me è un valido prodotto. Spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, mettete un like, iscrivetevi al mio canale. Io vi mando un bacio e alla prossima!